Salve ragazzi, benvenuti a questa nuova puntata degli ultimi arrivi. Siamo alla fine di novembre e questa è proprio la puntata con tutti gli acquisti che ho fatto in questo mese, mese straricco, ricchissimo di uscite, ma delle quali ho preso ben poco. Ma non vi preoccupate, perché anche se supponevo che questa era una puntata, diciamo, normale, senza tante chicche, alla fine, proprio negli ultimi giorni, mi sono arrivato un sacco di chicche, quindi ragazzi, anche questa è diventata una puntata piena di chicca, sia nei recuperi che addirittura nei giochi del mese. Quindi ragazzi, anche questa è una puntata ricca di chicche e ci vuole una sigla speciale, quindi regia, vai con la sigla. Ma come, regia? Fino all'altra volta ci ha fatto vedere questi bellissimi video, no? Ritorni a queste cacche, vabbè, lasciamo stare, va. Lasciamo stare. Comunque ragazzi, cominciamo subito la puntata con i giochi del mese, e tra i giochi del mese c'è già la prima chicca. Vai con i giochi del mese. Eh sì ragazzi, anche questo mese sono usciti un sacco di titoli, ma io ho dovuto scegliere, e alla fine cosa ho scelto? Ho scelto questo, Hitman 2. Questa è la Collector Edition, bellissima Collector Edition a forma di valigetta, la valigetta che trasporta la pistola del nostro agente 47, la pistola col silenziatore che si monta. Ma all'interno non troverete la pistola, ma questi altri contenuti che potete vedere qui dietro, ovvero troverete la paperella che il nostro assassino usa per distrarre le vittime, una portachiavi a forma di proiettile che poi si può utilizzare anche come pennetto USB, e una moneta, tutto all'interno di questa bellissima scatola, oltre naturalmente al gioco, tra l'altro in versione Gold Edition, quindi anche nella versione speciale. Tutto questo costa 149,98€, io l'ho preso da GameStop, per fortuna. Ho scelto bene, perché già non si trova più, quindi di solito io prendo sempre le collector che penso che non, che sono rare, che tutti prendono, e alla fine ci sono quelle che tutti lasciano e poi si abbassa di prezzo, e viceversa non prendo quelle che scompaiono dal mercato e che poi non posso più recuperare se no a prezzi eccezionali. Quindi ragazzi, questa è il primo gioco di questo mese, ma non è l'unico. Infatti questo mese mi sono recuperato anche una bella chicca. Infatti questo mese usciva questo gioco qua, questo giocone qua, ovvero Toki. Questo è un platform che viene dal passato, è un bellissimo platform che è uscito dal gioco tanti anni fa, e questa è una riedizione, una remastered di questo gioco. Addirittura questa è la Retro Collector Edition, una collector speciale, per questa è una chicca, perché questa collector è stata prodotta solo in distribuita solo in Francia e in Inghilterra, tutti gli altri paesi non c'è, quindi me la sono dovuta prendere da Amazon France, e l'ho pagata 55€, quindi neanche tantissimo. E all'interno, oltre al gioco, troviamo un artbook, alcune cartoline, ma soprattutto un cabinato da montare in cartone, che praticamente diventa come questo qui del Neo Geo, un bel po' più grande, dove potete inserire dentro la vostra Nintendo Switch, e quindi diventerà lo schermo di questo cabinato. Non so se poi c'è anche il joystick, ma penso che dovete inserire il vostro pad e usarlo come se fosse il joystickino, come questo. E potrete giocare tranquillamente al vostro arcade di Toki. Questo gioco, ragazzi, è per me è molto importante, anche se fosse per me questa sarebbe proprio la chicca del mese, ma poi alla fine c'è qualcosa di molto più chiccoso, diciamo così. Questa, praticamente, questo arcade Toki, ci ho giocato tantissimo in sala giochi, nella sala giochi sotto casa mia, in verità era un barretto con due o tre cabinati, c'era anche questo, ci ho giocato tanto, non ero bravissimo, ma mi piaceva un sacco. E poi l'ho cercato in varie versioni, va bene, sul MAME è uguale identico, però lo volevo in una versione fisica. Ho preso la versione Mega Drive, ma è completamente diverso, sono proprio diversi livelli, come se fosse un altro gioco con protagonista sempre Toki, quindi non andava bene. Poi, come avete visto, qualche mese fa ho preso la versione per Atari Lynx, che invece è perfetta per quanto riguarda
i livelli e tutto, solo che graficamente naturalmente non è a livello della versione arcade. E poi finalmente è uscita questa collector che non potevo assolutamente lasciarmi sfuggire, perché è praticamente lo stesso gioco ma con una grafica completamente nuova, tutta rifatta tipo stile cartone animato, come quella di Wonder Boy. Infatti, se non sbaglio, i programmatori sono proprio gli stessi che hanno realizzato Wonder Boy, quindi bellissimo gioco. Io ve lo consiglio, se non nella collector o nella versione fisica, anche nella versione digitale, perché è veramente bello e assolutamente da avere, secondo me. Ma non finisce qui, perché questo mese mi sono preso anche un gioco normale, che tra l'altro era in offerta grazie al Black Friday. Infatti questo mese c'è stato anche il Black Friday, e che io mi sono preso da GameStop e ho pagato 20 euro. Il prezzo effettivo era 30, ma l'avevano messo a 20. È un gioco per PlayStation VR, ovvero Tetris Effect. Questo gioco è molto molto bello, non, si può giocare anche senza PlayStation VR. Praticamente voi direte: cos'è, un gioco di Tetris normale? Sì, è un gioco di Tetris normale, ma è molto più bello perché l'ambiente che crea intorno è veramente eccezionale, soprattutto se giocato col casco, con delle musiche particolari, degli sfondi particolari, veramente un capolavoro. Io ve lo consiglio assolutamente perché è molto molto bello, non costa nemmeno tanto, 30 euro costa, se non l'hanno ormai portato a 20 euro come prezzo effettivo, e ve lo consiglio assolutamente perché in pratica è un piccolo capolavoro da avere assolutamente. E con questo, ragazzi, è tutto per i giochi del mese. Andiamo a vedere i recuperi. Anche nei recuperi ci sono un bel po' di chicche da vedere, quindi vai con i recuperi. E sì, ragazzi, questo mese, proprio questi giorni, mi sono arrivati un paio di chicche che non mi aspettavo proprio, che sono arrivate da Limited Run, ovvero, eccole qua, uno è questo qui, Oxenfree. Questa bellissima avventura grafica con uno stile un po' vecchiotto, perché è tipo bidimensionale, quindi tipo il primo Monkey Island, dove potete far cambiare il personaggio nel livello e fargli fare le variazioni. Fondamentali in questo gioco sono i dialoghi, infatti i personaggi parlano un sacco, non parlano, escono proprio le nuvolette con quello che dicono. Purtroppo, se non sbaglio, il gioco è solo in inglese, quindi se non masticate l'inglese è un po' difficile da giocare, ma comunque resta un bellissimo gioco che io avevo già preso nella versione PlayStation 4, sempre da Limited Run, che adesso mi sono preso anche in questa versione per Nintendo Switch. E come al solito, insieme al gioco sono arrivati la card con il numero del gioco 272 e la scritta Limited Run, e naturalmente il tagliando che indica la limitatezza di questo gioco, che indica il numero 52.642, perché i giochi per Switch sono ricominciati da zero, quindi sono ricominciati nelle uscite. Ma non è arrivato solo questo per Nintendo Switch dal Limited Run, ma mi è arrivato anche quest'altro, Tamper, che praticamente è un gioco molto particolare, perché praticamente vi mette nei panni di un insetto che corre su una specie di funivia di filo e può saltare da un filo all'altro per evitare gli ostacoli, quindi un puzzle molto divertente anche questo. Anche questo è uscito già su PlayStation 4, anche nella versione limitata del Limited Run, che però io non ho preso, e questa era uscita anche in una Limited Edition, una versione da collezione con la scatola, con altri contenuti, che però per motivi economici ho saltato, però almeno il gioco nella versione normale me lo sono preso. Entrambi costano 30 dollari sul sito di Limited Run, più un altri 15 dollari mi pare di spedizione, più a volte di pagare anche la dogana, ma in questo caso non, per fortuna nessuno dei due l'ho dovuto pagare. Più o meno con il cambio favorevole che c'è stato nei giorni che li ho acquistati, mi sono costati tra i 38 e i 40 euro, diciamo un 39 euro l'uno. E devo dire, non sono male. Questi due giochi, tra l'altro, di particolare hanno le confezioni olografiche. Non sono un cartone normale, ma un cartoncino con l'effetto luce che ha sulle copertine. Entrambi i giochi sono così. E anche questo mi è arrivato con la sua cartolina numero 190, con la scritta Limited Run e con il tagliandino numero 61.142. Ma non sono le uniche chicche che mi sono arrivate, sono già tre che mi sono arrivate questo mese. Ecco la quarta chicca, che però non arriva da Limited Run, ma arriva da Play Asia, che
mi hanno mandato tra l'altro il nuovo adesivo con il nuovo logo di PlayAsia, questo è il nuovo logo di PlayAsia. Il gioco è RXN Ranjin, se non sbaglio il titolo giapponese, è uno sparatutto a scorrimento verticale, proprio classico, molto bello. Lo sapete, a me questo genere di giochi mi piace tantissimo, anche se sono un po' scarso, non sono bravissimo. Sono riuscito a finirne qualcuno, ad esempio Liar's Action per Sega Saturn o Thunder Force 4 per Mega Drive, anche Soul Face per Mega CD, ma non sono proprio bravissimo in questo gioco, in questo genere di giochi. Anche questo non è da meno, molto difficile, ma comunque molto bello. Questa limited edition esclusiva di PlayAsia, anche questa numerata, questa è la 1083 di 2000 copie, quindi comunque anche queste sono molto limitate, e anche questa arriva con la sua, questo non ha una card, ha un adesivo, però ha il numero dietro che ti indica dove sono arrivati con le uscite per Nintendo Switch. Questa è la seconda uscita, la prima ve l'avevo fatto già vedere tempo fa, cercherò di prendermele tutte, quelle per Mega, per Sega, sì, quelle per PlayStation 4 ormai saltano, cercherò di prendere almeno tutte quelle per Nintendo Switch. E ragazzi, con questa terminano le chicche di questo. Stavo dimenticando di dirvi che questa l'ho pagata 50 euro dal sito di PlayAsia, più le spese di spedizione. Adesso PlayAsia fa delle spedizioni particolari, prima pagavi intorno ai 5 euro di spedizione, 6 euro, e però poi dovevi pagare la dogana quando arrivavano e ti costava anche 20 euro di dogana. Adesso la dogana non la paghi più, sicura, ma paghi di spedizione intorno agli 8 euro, quindi il gioco mi è uscito 58 euro, comunque rimane sempre un buon prezzo per una bella limited che contiene anche un bel po' di cose, quindi ne sono contento. Ma non finiscono qui i recuperi, come ho detto prima, questo mese c'è stato il Black Friday, quindi sono stati sconti un po' da tutte le parti, e mi sono preso, oltre a Tetris Effect, altri giochi sia da GameStop che da Amazon. Tetris Effect l'ho preso da GameStop e anche questo l'ho preso da GameStop. Secondo me il titolo da prendere in questo Black Friday era proprio questo, Detroit Become Human, che costa sui 60 euro, l'hanno messo a 20 euro praticamente da tutte le catene, era un prezzo imposto proprio da Sony, anche sul store digitale di Sony, 20 euro, per questa bellissima avventura grafica realizzata dai Quantic Dream, che già hanno realizzato altre due belle avventure uscite prima su PlayStation 3 e poi portate anche in una versione diciamo in alta definizione su PlayStation 4, ovvero Heavy Rain e Beyond Two Souls. Questo è il terzo capitolo, sono tre storie tutte diverse, non sono collegate, tutte belle, le prime due le ho giocate bellissime, anche questa a detta di tutti è molto bella, non potevo farmela sfuggire a questo prezzo, neanche, come sapete, per me il prezzo giusto per un gioco è 20 euro, quindi a 20 euro non la potevo lasciare sfuggire, e se la trovate prendetela perché è veramente un'offerta veramente eccezionale. Andiamo avanti, sempre da GameStop mi sono preso anche Call of Duty World War II. Avevo preso la Collector, come vi ricordate, tanto tempo fa, però era la Collector di GameStop che non aveva il gioco insieme, e quindi mi sono recuperato il gioco. Anche questo costava 19,98 da GameStop. Non so nelle altre catene se aveva questo prezzo. Comunque, bellissimo shooter in prima persona ambientato nella seconda guerra mondiale. Questo bellissimo shooter in prima persona ambientato nella seconda guerra mondiale mi mancava, me lo sono preso e adesso lo posso aggiungere anche nella scatola, perché c'è proprio il riquadro per metterli dentro. C'è anche la steelbook, però il gioco mi mancava, di non c'era proprio, adesso ce l'ho. Ma non finisce qui, perché mi sono preso due giochi anche da Amazon, ovvero Dissidia NT, Final Fantasy NT, questo picchiaduro con tutti i protagonisti praticamente di tutti i capitoli di Final Fantasy, che se la danno di santa ragione, che purtroppo però non ha avuto un grandissimo successo, anche per colpa di come è stato fatto, non è piaciuta a molti, speravano in qualcosa di più anche per il gioco, volevano che il gioco diventasse un eSport, ma
non credo proprio, se non fanno un sacco di modifiche, però l'hanno messo a 15€, anzi 14,98€ su Amazon, e me lo sono preso al volo perché comunque è un prezzo buono, non penso che scenda, al massimo può arrivare a 10€, ma comunque era buono e me lo sono preso. E poi mi sono preso invece un giocazzo, scusate la parola, ma è proprio un giocone, ovvero Secret of Mana, sempre per PlayStation 4, l'ho preso anche questo da Amazon. In realtà il prezzo non è altissimo perché costava 35€, però con il Black Friday l'avevano abbassato a 25€, 24,98€, e quindi me lo sono preso al volo. In realtà l'ho già giocato, non nella versione originale per Super Nintendo, ma per la riedizione che hanno fatto per Game Boy Advance, me lo sono finito tutto, però non mi dispiacerebbe rigiocarmi questo remake tutto, con la grafica tutta rifatta in 3D, con i filmati tutti nuovi, non mi dispiacerebbe, quindi ci vuole nella collezione, quindi me lo sono preso. Se non l'avete mai giocato ve lo consiglio, perché è veramente un bellissimo JRPG classico, molto bello in assoluto, forse uno dei più belli che ho giocato finora. Non ne ho giocato tantissimo, ma questo mi è piaciuto un sacco. E quindi ragazzi, sto per finire la voce, ma ancora mancano un sacco di cose, quindi passiamo. Non ci sono retro games questo mese, purtroppo non ho recuperato niente da retro games, ma ci sono gli extra, quindi vai con gli extra. Sì ragazzi, questo mese, come vi ho detto il mese scorso, mi sono arrivati dei nuovi amiibo. Pensavo che mi arrivassero questi più altri tre, ma gli altri tre poi hanno spostato l'uscita a dicembre, quindi li vedete il mese prossimo. Ma questo mese mi sono arrivati questi tre, i tre nuovi amiibo di Splatoon, ovvero la banda del polipo, chiamiamola così, con il polipo rosa e i due Ink Boy e Ink Girl, versione polipo con i tentacoli sulla testa. L'ho pagata 29,98€ da GameStop. Adesso mancano gli altri tre, li vedremo il mese prossimo, ma questi li aggiungiamo alla collezione. Non mi piacciono tanto le confezioni triple, doppie, quadruple, preferisco quelle singole, ma loro l'hanno fatta così, quindi va bene così. Ma non ho preso solo questi amiibo questo mese, ma ho preso anche una cosa che in realtà dovevate vedere il mese scorso, ovvero il pad di Neo Geo Mini. Infatti l'ho lasciato qui il Neo Geo Mini. Vi faccio anche di questo il mini unboxing per vedere come è fatto questo pad. La scatola, devo dire, è fatta molto bene, molto bella, con la scritta Neo Geo Mini e il disegno del pad sui tre lati. Mi piace un sacco questo stile. E andiamo a togliere lo scatolone. Anche la scatola interna non è male, c'è il libretto di istruzioni e poi c'è direttamente il pad, che praticamente è identico alla versione per Neo Geo CD, proprio identico, è anche abbastanza sostanziosa come plastica, non è plasticosa. I pad si schiacciano bene e il direzionale però non è come il classico per Neo Geo CD digitale, con che faceva il rumorino tic tic tic. Questo è praticamente un tasto analogico che hanno messo qui sopra, però mi sembra forse più comodo addirittura dell'altro, e da provare, lo provo e vi faccio sapere se effettivamente è più comodo così o con i trigger che c'erano nella versione per Neo Geo CD classica. Ad ogni modo, l'attacco è mini USB, se non sbaglio, potete attaccare due di questi pad alla consolina per giocarci sia sullo schermino che in televisione, forse è più comodo. Lo lasciamo qui così me lo trovo da provare appena finisco il video. E con questo è tutto anche con gli extra. Andiamo a vedere la cosa più importante, ovvero la chicca del mese. Vai con la chicca del mese. Sì ragazzi, ecco la chiccona di questo mese, è un nuovo capitolo di PC Engine Memories. Anche questo mese hanno realizzato un nuovo capitolo di PC Engine Memories, quelli di PC Engine Works. Questa si chiama Shooting Legend 3, è la terza, diciamo, compilation che contiene gli shooter più famosi del PC Engine. In questa confezione troviamo ben 5 giochi questo mese, non 4 ma 5, ovvero Super Darius 1, che è uno bellissimo shooter a scorrimento orizzontale,
che è uscito anche su Sega Master System, è fatto molto bene anche lì, anche se questo è migliore, e il seguito, ovvero Super Darius 2, ancora meglio del primo, grafica ancora migliore, anche la giocabilità migliore, tutte e due, se non sbaglio, sono sullo stesso disco, non voglio sbagliarmi, ma penso che dovrebbero essere tutte e due sullo stesso disco. Poi troviamo Gate of Thunder, anche questo shooter con astronavi a scorrimento orizzontale, molto bello, con delle bellissime musiche. E a proposito delle musiche, troviamo anche Wind of Thunder, che invece è sempre un shooter a scorrimento orizzontale, ma al posto di un'astronave qui troviamo una specie di cavaliere con le ali che vola e spara. E questo gioco ha una colonna sonora veramente bella, ma ne parliamo fra poco della colonna sonora. Andiamo a vedere il quinto gioco, che è Hellfire S, che altro shooter a scorrimento orizzontale, questo è uscito anche su Sega Mega Drive. Dei 5, diciamo, è quello che mi piace meno, però comunque ci sta comunque bene in questa collector. Dicevamo delle colonne sonore di Wing of Thunder, infatti la chicca nella chicca di questa collezione è questa qui. Voi direte, che è sta scatolina quadrata? Praticamente è una audiocassetta, ragazzi, un'audiocassetta bellissima, tra l'altro, con le colonne sonore del gioco Wind of Thunder. Voi direte, come mai su audiocassetta e non su CD? Ma perché già ce l'avete su CD, perché praticamente i giochi di una volta, fino a PlayStation 1, Sega Saturn, non tutti però, quelli di PlayStation 1 e Sega Saturn, però la maggior parte dei giochi vecchi per PC Engine o Mega CD aveva le colonne sonore direttamente sul disco, quindi bastava inserire il disco, mandare avanti la prima traccia, che era la traccia dati, e ascoltarvi tutta la colonna sonora tranquillamente. E quindi anche in questo caso tutte le canzoni di Wind of Thunder le trovate direttamente nel CD, e quindi loro hanno pensato di metterle anche su audiocassetta. Questa è una idea veramente bella, interessante, da chicca nelle chicche. Ma non finisce qui, naturalmente all'interno del mega pacchettone, non so se ce l'ho qui per farvi vedere quanto è grossa la scatola, non trovate solo questo, ma trovate la solita moneta di PC Engine Works. Adesso ne ho una per ogni collezione, quindi sto facendo la collezione di monete. Troviamo l'adesivo di PC Works, che in questo caso me ne hanno mandati due invece uno. Troviamo le cartoline di due dei giochi, ovvero quella di Darius, Super Darius, che chiamo Sagaia perché poi hanno fatto un capitolo che si è chiamato Sagaia con le stesse astronavi, vabbè, che è praticamente proprio una cartolina che potete spedire, è la cartolina di Wind of Thunder, proprio con, eccolo qui il protagonista, questa specie di cavaliere con le ali che vola, molto bello anche questo. Poi c'erano un'altra cosa bella in regalo, non so perché, forse non c'erano su CD, la colonna sonora del primo Super Darius. Probabilmente il primo Super Darius è uscito in un card, quindi non aveva le colonne su CD, e quindi l'hanno messe su CD, ci sono 28 brani, questa è la colonna sonora, bella anche questa, interessantissima. E poi troviamo un gioco in omaggio, come al solito, questo è Dark Left, spara tutto a scorrimento verticale questa volta, non è agli stessi livelli degli altri 5, però comunque non è nemmeno da buttare, poi so spara tutto, ve l'ho detto prima, a me piacciono un sacco, quindi più me ne danno e più sono contento. Ma non finisce qui, perché poi c'erano anche, non ve li apro, ma praticamente sono gli stessi disegni delle cartoline, c'erano due poster di due dei giochi, ovvero di Super Darius e di Wind of Thunder, anche in versione post. E per finire c'era questa bellissima sorpresa, questo fogliettino grande come un CD, che praticamente è una pubblicità vecchio stile di tutti i giochi che sono usciti qua su tutti i PC Engine Memories che sono usciti finora, tutto praticamente, tutto quello che è uscito finora, e che praticamente io ce l'ho, è tutto qua. Questo è tutto quello che è uscito, e in più c'era la versione speciale di... ce ne sono altri due che... ho dimenticato di farvi vedere. E in più c'è una versione speciale che è uscita subito dopo di questa di Castlevania, che purtroppo non avevo più fondi e non sono riuscito a prendere. Proverò a chiedere se per favore mi fanno una copia, se ce ne hanno una anche versione che davano a chi fa le recensioni, perché se no salto un pezzo e non va bene per questa collezione. In realtà non faceva parte del PC Engine Memories, era una cosa commemorativa, il gioco già ce l'avevo perché era già uscito, quindi vediamo un po' se me la recupero.
E quindi ragazzi, adesso la voce è veramente andata. Con questo è tutto anche per questa puntata. Ne approfitto per farvi gli auguri di Natale, perché probabilmente non ci vedremo, a meno che faccio qualche unboxing, ma non credo, e non ci vedremo fino a Capodanno. Quindi ragazzi, auguri, buon Natale a tutti, festeggiate tanto, giocate tanto, mi raccomando, mettete mi piace al video ogni tanto se volete rimanere aggiornati su questi due video che io faccio uscire ogni mese. Cliccate sul campanellino e con questo è tutto, alla prossima ragazzi, ciao ciao!